demolizione e ricostruzione del 50% attualmente, perché facciamo in due lotti che dobbiamo dare un minimo di continuità alle attività scolastiche, quindi adesso si interverrà per 8 milioni e 30 mila euro all'incirca per il primo lotto, poi il secondo lotto successivamente per la totale demolizione e ricostruzione. Come mai si è arrivati a questa decisione, Presidente? No, non è che si è arrivata a una decisione, noi avevamo un importo da parte della Regione Abruzzo tramite il MIUR per l'adeguamento sismico, però poi in fase di progettazione, ringrazio i progettisti perché sono stati molto attenti nel fare le valutazioni, siamo arrivati alla conclusione che non era sufficiente l'adeguamento, perché comunque non rimaneva e non è una scuola oggi funzionale per le esigenze attuali, perché non è stata concepita oggi ma 40 anni, 50 anni fa. E allora si è arrivata alla soluzione della demolizione e ricostruzione, perché si arriva ad avere una scuola funzionale per le esigenze attuali del liceo linguistico Marconi, che è una scuola, una delle scuole più grandi di Pescara con 1500 alunni ed è molto molto importante. Il 17 scadrà l'appalto, però entro il 31-12 contiamo di assegnare al vincitore della gara e poi anno nuovo partiranno i lavori.